E chiaramente sarà anche molto curioso vedere questa dimensione, questa barra che io l'ho vista in cantiere, è veramente imponente e fa, non so, fa anche abbastanza paura, nel senso, io quando vedevo quegli ingaggi lì, con quelle braccia alzate che pesano una tonnellata, io penso lì all'ingaggio alla boa di bovina, alla boa così, cosa potrà succedere, vedremo un po'. Qualche cosa succederà per forza, è il gioco della vela. Vabbè, comunque, a parte questo, siamo soddisfatti del fatto di essere stati promonitori di un cambiamento, di tornare allo sviluppo, non tanto perché una contesa verso il catamarano, che è una discussione inutile, ma perché, come si dimostrerà, si poteva fare lo stesso passaggio anche, nei monoscafi. La vera grande differenza poi tra i catamarani e i monoscafi che farà impressione a tutti è che i catamarani l'angolo al vento erano 40 gradi, 50 gradi, queste barche qui invece andranno a 25 gradi al vento, quindi vuol dire proprio contro il vento, cioè, mentre gli altri Bicoppa America, quelli, i nostri 12 metri stazza internazionale, poi la serie successiva degli anni 90, le mie barche facevano 28-30 gradi al vento, 30? 35, 35, 33 gradi al vento. Quindi siamo passati da 33 poi con catamarani da 40-50 gradi al vento, adesso con queste veramente. E poi la cosa impressionante di queste barche è che avendo molta poca superficie bagnata, oltre a fare questo angolo, ma salgono al vento, non è che non scarrocciano, quindi è veramente una rivoluzione sul piano della velocità e dell'andatura delle barche.